Buongiorno ragazzi, eccomi tornata con un nuovissimo episodio di The Sims, che aspettate sempre tantissimo, quindi finalmente è arrivato, eccolo qui. Nello scorso episodio abbiamo visto il passaggio di età di Tommy, è passato da bebè a bambino, e in questa puntata voglio far passare di età anche la piccola Emma, perché se vi ricordate, se avete visto gli episodi precedenti, comunque Tommy e Emma sono nati veramente nel giro di poco tempo, e la loro nascita è stata molto ravvicinata, hanno praticamente quasi la stessa età, e quindi è giusto far passare subito di età anche Emma, anche se è veramente dolcissimo e mi dispiace un sacco. E poi stavo pensando, ma in realtà avete votato tantissimo anche voi questa scelta, ovvero una terza gravidanza. Pensavo però di non far rimanere incinta Jessica subito in questo episodio, ma magari nel prossimo o nel prossimo ancora, perché altrimenti gestire tre bambini diventa un po' complicato, perché comunque si è Tommy che Emma hanno bisogno lo stesso di essere ancora seguiti. Poi, avendo l'espansione da genitori, l'espansione vita da genitori, ci sono un sacco di interazioni, di cose in più, specialmente con i bambini, quindi voglio un attimo vedere bene di cosa si tratta. Adesso però direi subito di giocare. In questi giorni ho giocato un po' con questa famiglia, quindi come potete vedere oggi è giovedì e l'ultima volta li avevamo lasciati a domenica, quindi Tommy è già andato a scuola, è già passato il suo primo giorno di scuola, però fa niente. Adesso sono le 7:30 del mattino, 7:30, è giovedì, quindi Tommy deve andare a scuola, però Tommy sta dormendo sul divano. Emma sta dormendo, e Jessica sta dormendo, mentre invece Mark, dov'è? Mark, eccolo qua, Mark è al computer, è al telefono e sta giocando una partita al telefono. Prima di giocare però volevo andare a sistemare questa stanza, perché siete stati in tantissimi a dirmi, a preferire insomma, di allargare la palestra, perché sì, effettivamente è un pochettino piccolina, quindi andiamo a modificare queste due stanze, facciamola diventare una stanza unica, quindi una palestra leggermente più grande. Quindi andiamo ad eliminare tutto quello che ho messo in questa stanza e anche il muro. Ho modificato leggermente il corridoio, l'ho stretto leggermente in questo angolo per avere la palestra un attimino più grande. Ora mettiamo il pavimento tutto uguale. Ok, perfetto. Questo vediamo se ci sta qua. Sì, ottimo. Ovviamente vado a togliere la porta perché non ci posso sicuramente passare da qua. Perfetto. E poi pitturiamo anche le pareti tutte azzurre. Ok, sì, è un po' stretto e un po' sacrificato il tapirulanda arrampicata qua, però ci può stare, tanto loro poi non devono andare né a destra né a sinistra, quindi ci può stare, lasciamolo qua. E ok, e questo va bene. Poi mettiamo la panca per fare i pesi qua, e a questo punto mettiamo due tapirulan, che dite? Sì, dai, ci sta. Uno e uno, due. Vediamo. Ok, dai, quindi abbiamo i nostri tapirulan, mettiamoli un po' più vicini, così. La panca, ne basta una, è più che sufficiente. Qua cosa possiamo mettere? Cosa abbiamo? Sacco da pugilato. E poi abbiamo macchina d'allenamento forma potente. Menù d'arrampicata, ok. Questo invece è tapirulan medico. Ah, a proposito dell'espansione al lavoro, mi avete detto di farvela vedere, quindi magari potrebbe essere interessante far diventare medico Derek e quindi andare con Derek al lavoro. Fatemi sapere se questa idea vi può piacere qua sotto nei commenti. Comunque io direi che qua può bastare. Magari spostiamo la musica, mettiamola di qua per riempire un po' di più. Ok, dai, non è male, almeno sì, effettivamente hanno un po' più di spazio. Il canestro, no, troppo, diventa troppo dopo. Dai, lasciamo così, ok. Allora, quindi abbiamo lasciato Mark in bagno, che è super felice, perfetto. Adoro le cose, abbraccia qualcuno, ok? Vieni qui, abbraccia Jessica.
Vantati del titolo professionale, offri consigli sulla carriera. Abbracciaci, era, aspetta, me lo sono perso. Abbiamo detto, non c'è più adesso. Allora, altre scelte, romantico. Basta. Va bene, non c'è più abbraccio, non posso più farlo. Abbraccia qualcuno, bacia e carezza la guancia. Vabbè, niente. E lui sta ancora... Ok, sta navigando su internet. La carriera di Mark, allora, è ancora responsabile regionale. Deve raggiungere il livello 4 di carisma per ottenere la promozione. Quindi direi di farlo subito. Derek, vieni qua ed Derek, sì, ce l'ho con Derek oggi. Mark, vieni qua ed esercitati nei discorsi. Tommy sta ancora dormendo, però fra poco deve andare a scuola, quindi sveglialo. Intanto Jessica sta preparando tramezzino vegetariano. Ok. Sta andando a svegliare Tommy. Tommy, sveglia! Svegliati! Che devi andare a scuola e hai bisogno anche assolutamente di andare a fare la pipì ed è stanchissimo. Oh oh, mannaggia. Energetico. Ricarica per il pisolino, per aver fatto un pisolino, ok, però non può prendere tipo un caffè, qualcosa per svegliarsi fuori, non mi sa di no, perché è un bambino, perché effettivamente non ha riposato tantissimo, avrebbe bisogno di riposare un po' di più. Ok, è andato a scuola, perfetto. Tommaso è alle elementari, vediamo cosa possiamo fare a scuola. Non c'era la possibilità di tipo incontrare gli amici, ok, stringe amicizie, studia sodo, lascia la scuola in anticipo, ozia. Stringe amicizie, riduce il rendimento scolastico, aumenta il bisogno di socialità. Studia sodo, facciamo stringe amicizie, dai. Ma la piccola Emma sta dormendo ancora? No, Toppina, sta dormendo ancora. Sei pronta che oggi passi di età? Diventi anche te una bambina. Lasciamola dormire, Emma. Facciamola riposare ancora un po'. Perfetto. Jessica, invece, vediamo. Allora, ha ottenuto 100.000 follower e ha raggiunto il livello 5 di comicità e malizia. Ok, quindi prenderà sicuramente la promozione. Ha aggiornato il suo profilo, ha fatto tutto. Bravissima, Jessica. Quindi qual è il tuo prossimo... la tua prossima promozione? Boh, ce lo faranno sapere venerdì. Ok, c'è ancora un po', quindi oggi è la giornata libera. Magari lavora lo stesso un po' al computer, che ne so, facciamo... carriera, no, social network, registra un'invettiva e poi c'era anche dona in beneficenza, potremmo farlo, una cosa molto interessante e molto positiva. Dona in beneficenza online, dona da 10A, dona da 100A, facciamo dona da 100A, ok. Fondazione contro il crimine, fondo Drago il dinosauro, giocattoli per anziani, nessun sim abbandonato, parla per gli alberi, simoleon per tutti, uniti per il mondo, nessun sim abbandonato. Compito incompiuto, ai ai. Quando Tommaso arriva in aula si ricorda che oggi aveva un lavoro da consegnare, uno per cui avrebbe dovuto iniziare a studiare settimane fa. Poi nota la pila di fogli che sta crescendo sulla cattedra dell'insegnante. Tutto quel che gli serve è uno di essi per pochi minuti. Deve cercare di copiare il lavoro di un compagno e confessare la verità. Oddio, è meglio confessare la verità, anche se non è una bella cosa, perché si è dimenticato di fare i compiti. Però è sempre meglio che dire una bugia, quindi confessa la verità. L'insegnante di Tommaso lo loda per la sua onestà e gli dà una proroga speciale. Deve fare molte cose in poco tempo, ma almeno una seconda occasione. Quindi a questo punto, Tommy, io direi... Aiuto, aspettate, sono le 10 e Marco non è andato a lavoro. Sì, 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 hai ragione, vai al lavoro. Stai ancora giocando nel cellulare, vai subito al lavoro che sei in ritardissimo. Ma anche al lavoro, vai, 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 vai. Perché non vai? Aspettate, suona il telefono. Ok, non ho letto il capo? Cos'è uscito? Ho fatto ok senza leggere. Chiacchierata sul lavoro. Ma vai al lavoro, Mark. Cosa stai facendo? Vediamo se riesci ad andare al lavoro adesso. Vai al lavoro. Era bloccato in questo angolo, ecco perché non andava a lavoro. Vediamo adesso se riesci ad andare. Ok, non so come ha fatto a finire in questo angolo e poi a rimanerci bloccato. Vabbè, fa niente, comunque è in ritardissimo perché manca al lavoro da 2 ore. Veloce, per favore, Mark, grazie. A questo punto stavo dicendo, Tommy deve lavorare sodo a scuola.
studia sodo perché non, è andato, non ha fatto il compito, quindi è meglio impegnarsi un po' di più. Poi era arrivata una notifica a Jessica. Allora, Mark si trova al lavoro, Tommaso ha incontrato Morgan a scuola, ok? Mark non si sta presentando al lavoro, se perderà troppi giorni il suo rendimento lavorativo ne risentirà, ok? Però adesso è andato. Oh no, al sito di beneficenza, ecco qua, scelto da Jessica non era ufficiale. Pare che il denaro sia andato perduto a causa di una frode online. No, vabbè, non ci credevo, ho beccato proprio il sito. Il sito falso, mannaggia, mannaggia. Comunque, Jessica, cosa c'è? Sei stanca? Vai a dormire, tanto Emma sta ancora dormendo. Sì, che brava Emma, bravissima. Sta ancora facendo le nanne. Dai Jessica, vai anche tu a dormire. Brava. Ok, facciamola riposare. Le due donne di casa che dormono a mezzogiorno. Va bene. Tanto Emma ancora sta dormendo, giusto? Sì. Ottimo, Jessica ha riposato abbastanza, perfetto. Direi di venire a svegliare Emma a questo punto, anzi prima fai una cosa, c'è un piatto qua per terra, quindi ripulisci, eccola qua, e sveglia, tanto ha dormito abbastanza anche lei, mi sa. Si sta dormendo beata, super beata. Sì, lei è proprio molto contenta, questa è una cosa positiva. E Jessica dov'è però? Oh, oh, cos'è successo alla casa qua? No, Jessica, sistemala. Ripara. Emma ha rotto la casa. Emma, puoi venire qua, vediamo. Siediti. Triste. Povere bambole. Qualcuno ha rotto la casa delle bambole, è terribile. Ah, ma forse non è stata lei allora. Ok, è felice, bene, bene. E abbraccia Jessica, poi guarda la TV e chiede a Jessica di giocare. Ok, ok. Allora, altre scelte. Oh. Amichevole, mostra il giocattolo a Jessica, chiedi di giocare, ecco qua. E poi altre scelte, amichevole, abbraccia affettuosamente. Che bella che è Emma, bellissima. Adesso stanno giocando, che carine. Che carine che sono. Troppo troppo belle. Poi Emma ha bisogno di andare in bagno. Per quanto riguarda le abilità di Emma, vedete, la comunicazione è arrivata al massimo a 5, l'immaginazione quasi molto alto, comunque livello 4, il movimento livello 4, il pensiero un pochettino più basso, e anche il vasino è diventata bravissima con il vasino, perché in questi giorni ha giocato un po' e le ho insegnato bene a utilizzare il vasino. Quindi poi vai a usare il vasino. Brave, bravissime. Abbraccio, carine. Nel frattempo sono le 15 e Mark è al lavoro e Tommy è arrivato. Tommy, oddio, eccolo qua. I voti sono aumentati. Tommaso ha lavorato sodo e ora è uno studente delle elementari da 8. Ottimo lavoro, bravo Tommy, complimenti, vieni a dormire che sei cotto, dormi. Bravo Tommy. Poi mi sono accorta che è sparito il diario segreto. L'avevo messo qua ma è sparito. Impossibile che lui l'abbia nascosto da qualche parte? Perché questi sono dei libri così, a caso non c'entrano. È sparito proprio il diario segreto. Mannaggia. Comunque Tommy, le abilità di Tommy. Allora, creativo 3, mentale 4, motorio 3 e sociale 5. Ha bisogno di dormire e poi di divertimento, quindi poi gioca un po'. Poi un'altra cosa che stava facendo Tommy è anche il progetto scolastico robotica, dopo magari può anche continuarlo. Lavora negligentemente, lavora attentamente. Ok, Emma sta facendo la pipì sul vasino, brava, brava, brava. Ok, Tommy sta dormendo e Jessica invece ha bisogno di energia e cotta. Ma c'è magari da pagare la bolletta? Alt messaggio. Ehi Jessica, sono Ugo, ti va di passare del tempo assieme stasera? No.
Dicevo, c'è da pagare le bollette per caso? No, perfetto. Ciao cara, che carina che sei. Ho cambiato anche il look, le ho messo questo vestitino super colorato estivo, molto fresco. Oh oh, alt! Questa cosa dei capelli, no, non mi piace, ok, dobbiamo cambiare i capelli. Facciamo una cosa, cambia abito, questo, ok. Ah, ok, adesso sono tornati a posto, vabbè, comunque. Guardate la TV insieme e poi quando arriva Mark facciamo passare di età Emma. Perfetto, c'è Emma che sta guardando la TV. Vediamo se può cambiare canale. Spegnano, posso lo spegnere. Ok, oggi Mark ha portato a casa 418 stimoli e ha anche svolto dell'ottimo lavoro. Bravo Mark, molto molto bene. Però mi sembra di capire che è cotto, è stanco, quindi vai a dormire. Jessica pure è stanca, vai a dormire. Cosa sta facendo? Lava i piatti, ah, ok, brava, scusa. Tra l'altro Mark ha anche bisogno di essere lavato. E poi volevo cambiare il lenzuolo sopra perché c'è questo bug e non mi piace. Comunque, Jessica sta continuando a ripulire. Emma sta guardando la TV e Tommy dorme. Quasi quasi Emma, vieni a dormire anche tu, perché sennò resti da sola dopo. Però non hai bisogno di dormire, vabbè. Ecco qua, Tommy si è svegliato, bravo. E adesso va a giocare con le bambole, ok. Ciao Tommy, ma puoi pulire qua tu per caso? Che c'è sporco, no. Non puoi farlo. Svuotare... Svuota il cestino dei rifiuti, sì, questo lo può fare, facciamoglielo fare. Educazione, responsabilità, mamma mia, è altissima la responsabilità di Tommaso. Bravissimo. Controllo emotivo, empatia, però la risoluzione dei conflitti è negativa perché è un tipo un po' polemico. Ok. Intanto è concentrato perché sta giocando con Emma. Bene, bravo, gioca con la tua sorellina e racconta una storia sciocca. Ci sta. Invece Emma, responsabilità è un po' negativa. Raggiunto il livello 5 dell'abilità di immaginazione per Emma. Brava Emma, stai raggiungendo livelli altissimi, bene. Empatia anche questa, insensibile. Emma è soddisfatta e adesso va da Mark a chiedere del cibo. Sì, assolutamente, Mark, dai del cibo a Emma. Dai il cibo dall'inventario, vediamo cosa c'è. No, niente di interessante. E facciamo altre scelte, genitorialità, no, cura del bebè, dai il cibo, eccolo qua, dai il cibo. Sta facendo il bagno, ok. Jessica invece sta dormendo ancora, però dai, direi che puoi anche svegliarti. Facciamo preparare la torta bianca a Jessica per il compleanno di Emma. Emma sta mangiando la salsa di mele, ok. Bene, sta facendo anche un pasticcio. Mannaggia Emma, perché fai pasticci? Non ti piace la salsa di mele? E poi Jessica ha anche bisogno di mangiare. Dopo mangiamo tutti la torta. Tommy sta giocando, no, non sta giocando, scusate, sta realizzando il suo progetto scolastico. Molto bravo, molto concentrato. Mark invece, ok, è in bagno. Ok, quindi torniamo a Jessica, che sta preparando la torta al cioccolato. Anzi, la torta bianca abbiamo scelto. Eccola qua, la torta è pronta. Bene. Ora Jessica, vediamo se puoi mettere le candeline subito. Aggiungi le candeline. Sì. Perfetto. Marca, che bella pancetta che hai. Dopo vuoi fare un po' di attività fisica? Ok, mettiamo le candeline. Sei pronta Emma? Sei pronta? Eccole qua, perfetto. È mattina, sono le 6 e Mark è già sveglio da un po'. Adesso c'è Tommy che sta andando in bagno e poi ha bisogno di mangiare. Quindi io direi vieni qui, vai qui e Jessica aiuta a soffiare sulle candeline. Quindi altre scelte, aiuta a soffiare sulle candeline a Emma. Ecco che stanno andando.
a soffiare sulle candeline. Ah no, dove la sta portando? No, vieni qua. E chiedi aiuto per soffiare sulle candeline a Jessica. Ok, ci sono, ci sono. E vediamo un po'. Oh, non c'è, non è venuto nessuno però. Eccola che passa, eccola che passa. Eccola qua, Emma è passata di età. Seleziona un'aspirazione e un tratto sostitutivo. L'infanzia ti aspetta una creatività. Ok, allora mentale, creativa, socievole, motoria. Devo scegliere un tratto, ok. Facciamo mentale, motoria. Non ricordo più quello che ho scelto con Tommy. Per Emma comunque facciamo mentale. Quindi, bambina prodigio, vuole essere la bambina più intelligente della scuola, se no sociale. Ah no, sociale, sì, Tommy è estroverso, quindi lei facciamo creativa, prodigio artistico e motoria, birbante, turbolente, il simbolo essere giocoso e svelto. Facciamo mentale allora, dai, brava scuola. Ok, quindi allegra, pessimista, buffa, attiva, genio. Genio. Questi sim tendono ad essere concentrati. Possono condividere le idee con altri sim e possono turbarsi. Non hanno migliorato le proprie abilità mentali per qualche tempo. Ok, genio. Vediamo com'è, com'è diventata Emma. Ah no, con gli occhiali da sole. Ok, sicuramente andrò a cambiarle i look, sicuramente. Ed è andata subito a farsi un bel bagno. Quindi adesso abbiamo sia Tommy che Emma, della stessa età, insomma sono tutti e due bambini. Sicuramente arriverà lo stesso un'altra gravidanza, lo so che la state aspettando. Eccoli qua, papà e figlia. E è rimasta con i capelli corti, ci assomiglia, devo dire, ci assomiglia parecchio. Niente dai ragazzi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Come sempre mettete un bel pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi episodi. E noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Ciao!